Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati a Venata, 12esimo episodio con il nostro re di Aragona in Crusader Kings 2 e siamo a fare le guerre che a me piacciono tanto, come sapete le guerre sante, perché vi fanno prendere un bel po' di roba con il minimo sforzo. Che vuoi lui? Non è sposato. Ok, vediamo che si può fare. Ecco qua. Nostro nipote è figlio di fratellastro, quindi non ci darebbe nessuna alleanza. Vabbè, te la do il giovane, dai. Vai. Vai. Nostra figlia, Educate Child, vediamo se possiamo recuperare un po' di rapporti in giro, 100, 100, 176 addirittura. Ok, ciao. Non l'ho mandata ad educarla. Ok. 70%. Io non so poi dopo che cosa fare, perché Castiglia è diventata bella forte, eh? Si è recuperata qui. Castiglia ha 7000 uomini e noi qualcuno in più, 8000. Però loro hanno un bel po' di alleanze possibili. Re di Leon e Re di Galizia. Re di Leon 4700 uomini. Re di Galizia 1500, quindi sarebbero quasi il doppio di me e noi abbiamo come alleato solo lui che possiamo chiamare, quindi Castiglia non è un buon obiettivo, lo sarebbe a livello diciamo geografico continuare così. Se continua a spingere qua, oppure dovremmo attaccare Leon che però è suo alleato, però bisognerebbe vedere le diplomatic. Allora, di qua potrei dichiarare guerra. Potential target. Io potrei dichiarare guerra a lui per qualche motivo. Io vorrei vedere le... C'era una volta Opinions, eccolo qua. Come si fa? Prendo Castiglia e vediamo le opinioni con Leon. Dov'è la provincia? Ave Maria, grazie Papa. Questa è Leon, la capitale, sì. Allora, quindi vediamo le opinioni. Sono... Salamanca, Opinion of Sancho III. Quindi questa è l'opinione che lui ha dell'altro. No, io voglio sapere il contrario allora. Ah, meno 9. E con noi invece 6. Quindi se io adesso piglio un diplomatico e lo mando qua a lavorarselo. E vediamo un po' Leon se c'è qualcuno. Io non ho casus belli con lui, no? Ce l'ho. Non so cosa, ma ce l'ho. Poi vedremo. Però vediamo nel suo reame se c'è gente che ha claim su titoli che verrebbe da noi. Claim, noi. No. Claimant non ce ne sono. Vediamo l'altro ducato. Questo, ducato di Leon appunto. Claim non ce lo dà. Lo potremmo far scomunicare? No. Ok. Contea di Badalhoz. Claimant. Solo lui. Ed è pure musulmano. Claim. No. Contea di Salamanca. Claimant. Niente. Contea di Valladolid.
Ok, c'è uno che viene. Invite to court. Quindi Valladolid. Comunque, finito questo assedio, mi sa che quest'altra guerra santa andrà. Ok. Come si fa? Ho cambiato tutto. Ok, personaggio particolare. È un weak claim, però, purtroppo. Vabbè. Valladolid. Eccolo qua. Vediamo se riesco a farlo andare in hiding. Ok, togliamo di nuovo la pausa. Vediamo se casca sto posto. Poi altri regnanti non ce ne sono più. Ah, c'è Galicia. Qui abbiamo qualcuno che si ribella. Non so da chi. Da Galicia, mi sa, infatti. E questo? Sono musulmani? Yes, the Duca. Ok, abbiamo migliorato le relazioni con Castiglia, che è una bella cosa. Abbiamo messo soldi da parte, è un'altra bellissima cosa. Ah, è finita. Enforce demand. Benissimo, adesso abbiamo un po' di titoli. Allora, vediamo un po'. Potevamo dichiarare guerra a lui per qualche motivo? No, perché abbiamo le armate. Andiamo ora. Possiamo dichiarare guerra per Valladolid. A lui possiamo dichiarare guerra per qualche motivo, anche se non ci conviene. Per farlo diventare uno stato tributario. Wow. Galicia, c'è solo il ducato di Galicia. Possiamo fare un claim? No. E contea? No. Contea di Santiago? No. Ok, vediamo qua dentro che c'è. Questo vabbè è un macello adesso. Ducato di... possiamo fare un claim? No. Claimant? Non gli interessa. Ci sono... contee? Sì. Claimant? Claim nemmeno. Il Papa non lo sapete di noi. Vediamo quest'altra. Claimant? No. Questa Claimant? No. Sa che Claimant è già nella nostra corte lì. Ok, niente. Questo è musulmano. Mi potrei dichiarargli guerra tranquillamente per Cordoba o per Siviglia. Una sola provincia, no. Questo qui potrei dichiarare guerra per Cordoba. Non sarebbe male a questo punto fare doppia guerra per Cordoba. Questo è lo stesso di prima, quindi Cordoba o Siviglia. Questo per Siviglia, però adesso ci abbiamo una tregua con lui. Vabbè. Per Granada. E forse potrei attaccare pure questo per Granada e per Siviglia. Quindi potrei prendermi Granada a sto punto. Lui è Granada anche questo, giusto? Yes. Quindi potrei fare 1, 2, 3. Ha 6.000 uomini. Sta piccola provincia. Come fa? Incredibile. Vabbè, noi diamo un po'... baronato. Ok, me lo tengo. Perché esce lì su poi? Che prima usciva... Ah, ok. Allora... We claim Valladolid. Allora, a lui gli diamo... un bel... mi sa una bella contea a questo punto. Contea di... Murcia. Murcia. Dov'è Murcia? Ecco qua. Titoli sotto di quella. A posto. Sì. Questa creiamo un vassallo. E qua creiamo un vassallo. Non capito perché questa cosa contestuale esce qua su. E non riesco a trovarti Claimant.
Quindi io potrei far guerra a lui, che ha quasi 5.000 uomini. Potrebbe chiamare nessuno in questo momento. Noi ne abbiamo un po' di più di lui. Per Valladolid. Potrebbe essere un'idea, perché poi da Valladolid mi si apre la strada qui. Che forse avrebbe più senso riuscire a sfondare così. Quindi magari dichiariamo guerra a lui e vediamo se Castiglia ci viene a dare una mano. La Francia, come sta messa la Francia? Perché sto fatto che la Francia è venuta qui, c'ha 9.000 uomini. Ha due alleati, potrebbe chiamare il Sacro Romano Impero. E come lo fermi più questo? Posso farne un tributario di un regno. Incredibile. 9.000 uomini e stanno pure in buoni rapporti tra loro. 17.000 uomini. Ok, quindi per ripiegare sto pezzo qua, la Francia bisogna solo aspettare che almeno questa amicizia termini, perché insomma, un bel blocco. Questo lo possiamo attaccare, per Valencia. Quanti uomini ha? 500. Allora, magari toglierei un attimino questi da qua a sto punto e attacchiamo questo per Valencia. E poi Valencia è questa. Adesso mi creerebbe... Loro avrebbero poi un casus belli contro di me. Questa è nostra figlia? Sì. Ok, la sposiamo, sì. Vediamo se riusciamo a trovare... Non ci sono più... buoni matrimoni in giro. Andiamo con Sacro Romano Impero se abbiamo qualche opportunità. Tutti figli maschi piccoli, però. Sposato. Sposato. Non sposato. Vediamo se riusciamo con nostra figlia. Sì, ci porta l'alleanza. Yes. Ok. Giusto, no? Questo ci ha portato questa alleanza. Sì, Sacro Romano Impero. A noi. Quindi potremmo fare guerra a qualcuno di tosto chiamando il Sacro Romano Impero adesso. Perfetto. Quindi con Castiglia abbiamo migliorato un bel po', 96. Col Papa sempre a 30. Request money, no. Allora, innanzitutto potremmo restituire i soldi a... dov'è? Che posso donate? Borrow from Templars. Gli ebrei non ci stanno più. Ok, potrei ripagarli. Vediamo se il Papa adesso... Sì. Ancora no. Abbiamo la free investiture? No, papale. Ok, quindi vabbè, dobbiamo solo migliorare le relazioni con lui. Perfetto, ancora migliorato. Grande. Allora, però migliorare, a sto punto vediamo pure se ci tiri fuori un claim qua. Migliorare le relazioni col Papa, giusto? O ci dai questi soldi? Niente, oh. Non ci fa regalo il Papa. Ah, punti culturali, sì sì, li prendiamo. Possiamo pure salire di qualcosa, però vabbè, aspettiamo un po'. Siege Equipment, in verità. Military Organization, che ci aumenta i retinue, giusto? Eh sì, quindi prendiamo questo. E sicuramente il Siege Equipment, così andremo un po' più veloci con gli assedi. Le navi, vabbè, non bastano quelle che abbiamo. Un po' di cavalleria in più? No, non possiamo più salire, abbiamo fatto. Ok, quindi adesso possiamo prendere un po' di retini in più? Sì. E magari vediamo qualcosa di pesante. Con gli arcieri, heavy infantry l'abbiamo già presa.
Va bene, pigliamo un'altra. Ok, andate lì. Io non so se attaccare già per Valladolid o meno, però forse... Ma sì. Mi sta anche in guerra. Tanto adesso è il Sacro Romano Impero con noi. Può chiamare Castiglia. E io chiamerei Castiglia a sto punto. Vedete, avevano detto che avevano risolto il bug di poter chiedesse il pop-up anche se non li si può chiamare in guerra. E a quanto pare no. Vedete, mi dice che lo posso chiamare, ma non lo posso chiamare. Che probabilmente lui sta difendendo tizio, non lo so. Speriamo che non entri dall'altra parte, perché se no siamo fritti. Perché il Sacro Romano Impero non lo posso chiamare? Potrei dichiarare guerra, però. Deposa antipope. C'ha il papa, ammazzate. C'ha l'antipapa. Sacro Romano Impero. Abbiamo perso l'alleanza? Ma che diavolo è successo? Abbiamo sposato nostra figlia con un... Ma forse è cambiato il Sacro Romano Imperatore, ecco perché sì, era anziano. Ma l'ha perso pure la Francia? No, la Francia no. Te pareva a te. Vabbè. Alleanza che è durata un nanosecondo. Ok, a questo punto quindi Leon, quanti uomini hai adesso? 4700 qualcosa. Quindi i nostri dovrebbero bastare. Andiamo a Valladolid, precisi. Ma io com'è che non posso mettere il Marshal a guidare le truppe? Strana sta cosa, eh. Posso mettere solo me stesso. C'è qualche altra cosa che non va. Ok, cortigiani. Come faccio a vedere quelli che sono migliori per questa storia qua? Allora, lui lo posso far diventare comandante? Sì. Lui? Sì. Lui? Sì. Lui? Sì. Lui? Sì. Ecco, almeno. Sono finiti i titoli. Ok. Magari ci leviamo da portare avanti gli eserciti. È strano, il Marshal non me lo faccia mettere a capo delle truppe. Nostro figlio, educate child. Vediamo se c'è qualche vassallo arrabbiato. Lui. Ok. No important decision che posso fare. Posso prendere il parco perché sto in guerra. Vabbè. È allucinante sta storia. È morto il papa. Pure con lui 40. Vediamo se questo scaccia i soldi, però. No. Però se questo migliora le relazioni, forse sì, eh. Partiamo meglio. L'altro era più tirchio. Eccolo. Ma chi sei in guerra oltre che con noi? Hai una rivolta? Per abbassare la... Eccolo qua! Wow. Quindi è passato all'altro mondo. Fortunatamente non è il Succession Game. Ok, quindi sto ragazzino qua c'è diventato... Ragazzino, insomma, 36 anni. C'è diventato re. E la madre è ancora viva. È viva l'olio d'oliva. Lo potrei ammazzare tranquillamente, però vabbè, non lo so se ne vale la pena. A che età siamo? 75 anni.
Morte naturale, vabbè, ci stava tutta. Adesso le leggi le potremo cambiare fra 10 anni, però possiamo cambiare già qui. Vediamo a livello di vassalli come siamo messi. Ah, tutte buone opinioni di noi. Abbiamo il prestigio negativo. Strana sta cosa. Vabbè, io direi che anche questo episodio finisce qui, ragazzi. Come sempre, ci vediamo la prossima volta.